Posto? Dici? Ok, aspetta. Allora, questo è il motivo per cui non do ho dormito 7 ore. Che alito! In 3 giorni, voi direte, 7 ore, sì, però in 3 giorni. Insomma, il piccolo Wotan, eh? Saluta! Saluta, saluta le bestie! Sì, è morbido ed è anche malato. Ma poi vi spiegherò meglio dopo la live. Sto coso, che non vuole stare su perché è sciolto, è fatto di una sostanza particolare, noi la chiamiamo morbistenza. È molto... è un pastore tedesco. No, cosa lecchi il microfono? ASMR, attenzione. Sarà nuovo protagonista del canale perché io so già che voi smetterete di cagarmi e inizierete a chiedere Wotan, Wotan, Wotan. Lo so, io lo so già. Wotan, perché Wotan? Voi sapete chi è Wotan? Wotan. È il nome... guardalo, quanto è grasso. Sei proprio grasso. Sei grasso, sì. È proprio il nome germanico di Odino, ma è la traslitterazione in italiano, una modifica. Che succede? Sì, ti metto giù, aspetta. Traslitterazione in italiano. Sta volando. Se mi mangi i cavi! È andato. Quindi traslitteratore in italiano del nome del dio degli dei. Si può dunque dire che questo è proprio un dio cane. Bestiace! Incredibile, ma vero. Bentornati. Wotan è tra noi. Oggi è il giorno. È stupendo. Poi ti spiego, ti faccio sapere. Ho raccolto fino a 5 minuti fa una quantità di diarrea e piscio che sono estenuato. Non ce la faccio più. Ero sul divano, sdraiato, con la bavetta qui, secco, come i naufraghi, a guardare il cane cagare per l'ennesima volta e fare. Il cane andava avanti, non si fermava, quindi in sostanza sta un po' maluno, sta un po', vedi anch'io, sta un po' malino, sta un po' malino, stiamo un po' male, stiamo un po' male tutti, perché intanto fa un caldo porco e quello lì ha più pelo di una vabbè, non lo dico perché altrimenti comunque anni 70 e il cane, cioè, fa caldo, ragazzi, santo cielo. Ha il Covid? No, non ha il Covid, ragazzi, è una malattia peggiore. Attenzione, attenzione. Amore stupendo. Grazie, Enrica. Grazie mille. Grazie mille. Ma a me? No, non a me. Perché io non conto più un cazzo, io già lo so. È un orsetto, sì. Diventerà 65 kg di demonio. E io pretendo che abbai e sbrani chiunque si avvicini a più di 1 metro da me. Ci vediamo alle fiere. Bestiaccio, un piacere, vi saluto. Yari, Jadux, Reika, Iaco, Lady, Boldega, Mr. Tenchtv, Pieto, Matfux, Paolo, Iaco di nuovo, Alexin, Tiram, Shauni, Eleonora, oddio, sto per... Il Toffa, Corazon, Omar, Federico, Mr. Ares, Noemi, Lugan, Alessia, Otto, Achila, poi Alexis, Xara, Sig, qualcuno di nuovo, dai. Dino che razza è? Non si dice razza, si dice etnia. Shiver, poi chi altro c'è? Blonde, ultimo ma non ultimo, Ieri Rei, boh, basta ragazzi, un generico ciao a tutti quanti voi. È un pastore tedesco, si deduce dal fatto che parla in tedesco, vi giuro, parla in tedesco. Non ci credete? Dopo lo strizzo un po', fa degli strani versi quando lo strizzi, parla, ovviamente abbiamo già fatto l'amore, perché io faccio l'amore col cane, sì, attenzione, l'ho limonato un po' perché è molto morbido. Ne ho tastato l'essenza, è qualcosa di meraviglioso. E niente, basta. Sta facendo cose. Cristo, no. Cosa sta facendo? Ti prego, no. No, dimmi che non sta cagando di nuovo, per favore. Per favore. Però è molto bravo, è molto buono. E niente, quindi. E niente, basta. È così, sì. È molto frufoloso, sì, come dite voi giovani. Rasalo. Gli farò la cresta.
Quando avrà la barba completa, perché gli viene un pastore a pelo lungo, quindi gli verrà la barba, io gli farò la cresta. Sarà cazzutissimo. No, ovviamente, ragazzi, non si pastrugna un cane. Ma come? E non gli fai il pelo porpora? No, non. Ho deciso che questo cane lo crescerò lesbica e mangerà solo carne, quindi sarà l'antivegano per eccellenza. Come lo chiami? Orca puttana, però. Io ho già perso tutta la pazienza che avevo da inizio settimana, l'ho già persa 2 giorni fa. Cioè, non iniziamo, ragazzi. E quindi, insomma, è troppo bello, ne voglio 11, ma ne va bene anche uno, eh. È cresciuto di 1 chilo in 1 giorno. Che cazzo stai facendo? Pesava 5 kg, oggi l'abbiamo portato al veterinario e il veterinario ha detto che pesa 6,25 kg. Aiuto. Aiuto. Ed è pure in diarrea che sta male, che c'è un virus intestinale. Figurati se, figurati quando. Infatti poi gli abbiamo dato l'antibiotico, gli sono partite le emozioni forti, perché finalmente sta bene dopo i 30 giorni che si è fatto, c'è 2 mesi il cucciolotto qui, dopo i 40 giorni che si è fatto con la mamma, e quindi insomma adesso finalmente sta bene, perciò è libero di fare quello che vuole, in sostanza cagare e mangiare delle ciabatte. Ah, Zadek, non hai più le ciabatte. Mi dispiace. Non, ha scelto le tue, non so che cazzo dirti. Sì, perché Zadek è venuto qua, consapevole, fa: queste sono le mie ciabatte. Mi ha messo delle, perché lui vuole le ciabatte in casa, giustamente, vuole sentirsi a suo agio. Quindi mi ha messo lì le ciabatte. Non ha più le ciabatte adesso, niente. Ciao, 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 ciabatte. È stato una la dire trombata e dire poco. Solo 2 mesi, che patato. Solo 2 mesi ed è già grosso un busto umano. Quindi insomma. Chissà chi è stato. Sono stato io, non è stato il cane. Sono stato io a mangiare la ciabatta. Chiamalo bestiaccia. Allora, adesso veramente è i denti ballerini. Una pallina di pelo meravigliosa, grazie mille. Ragazzi, basta però riempirmi di complimenti. Insomma, l'audio dink, cosa vuol dire? Comunque, fatemi bere un bicchiere e poi iniziamo a giocare e facciamo sta cazzo di Hollow Knight, che si continua a Cry of Fear e lui si deve abituare, quindi si deve traumatizzare i miei urli, perciò dobbiamo abituarlo bene, il cane. E Cry of Fear e poi si va durante una settimana che sarà all'insegna dell'indie e non delle indie, degli indie, dei giochi indie e degli altri giochi horror. Continueremo quello che si può definire horror. Eccolo! Eccolo la ciabatta! Occia le corna! Cosa strusci? Vuoi star lì? Stai lì, ciao, guardatelo. Non si vede un cazzo, non funziona niente. Emo piange, non si vede. È sparito, certo, quando lo inquadro se ne va. Non cacare, non cacare. Se cacchi dovrò tenerla lì per 1 ora e mezza. Una Roma, guarda. Vabbè, facciamo partire il gioco nel mentre va. Prendilo di nuovo, dopo la live, dai, così almeno siamo. Stiamo calmi. Io non sono pronto. Non sono pronto, no. This game contain violence, anche this house contain violence. Team Pipsocalicor, non so che cazzo voglia dire. Vediamo se parte. No! No! Devo togliere Andrea. Adesso ce lo fai vedere. No! Donate per poter vedere il canale. Adesso divento uno di quei canali. Perché non va più un cazzo? Chiudi il programma, ha smesso di funzionare. Ottimo. Niente, in sostanza adesso. Si rompe il gioco prima ancora di partire. Bene, bueno. Aspettate un attimo che lo faccio riavviare. Diventerà uno di quei canali? Volete che diventi uno di quei canali? Digerisci come Yotobi! Digerisci, bravi, perché non è un singhiozzo. Yotobi in quel preciso istante sta ruttando, ma è troppo educato per farvelo sapere. Ve lo dico io. Se te dono lo esci il dog, certo. Dopo. Continua a. Facciamo una roba. Attendiamo la risposta del programma. Partirà, Dio buono. E niente. Sono qua, piccolo nell'oscurità. Quanto devo donare? Beh, non meno di 1 milione. Aspetta. Oh, aspetta. Oh, aspetta. Adesso il cane morde il cavo, quel cavo lì, e un quartiere si spegne. Si vede? Sì, ma piccolo. Aspetta. Fide. Comunque sappiate che è una bestia che mugugna parecchio. Non ha abbaiato. No, sta mordendo. Ah no, ok.
Ok, sta mordendo su osso. No, beh, mi sto cagando addosso, ragazzi. Sta iniziando già a mordere i cavi della corrente. Non va bene. Non va per niente. E non va bene. E non va bene. Che? Bene, buono. Ci lamentiamo ovunque, anche nel gioco. Allora, fatemi bere un sorsino qui prima. Che cazzo. Allora, ragazzi, ditemi, fatemi un check dell'audio. Si sentono le gocce? Non sono queste, queste non sono, questo non è il suono delle gocce. Oh, magari il lavandino, il vostro lavandino fa questo suono. Però, solitamente, si sente? A posto? Ma no, ma dovrei fare sto livello? Figa così? Partiamo di già così? Troppo alto il volume. Allora, no, aspetta, perché c'ha ragione. Perché l'altra volta che ho riascoltato la live, effettivamente, era veramente altissimo. Allora, fatemi abbassare qua almeno il sound effect delle motoseghe, perché è allucinante. Perché a un certo punto adesso partirà una motosega, ragazzi. E sarà fastidioso. Allora, qua devo solo camminare. Bene, via. Via. Facciamo finta di niente. Non ci guardiamo le spalle. Oddio. Ok, con calma. Con calma. Ho vinto. Ho già palesemente vinto. Ho la situazione sotto controllo. Non ci giriamo. Orca puttana. Non ci interessa sapere cosa c'è dietro di me. Io non provo più nulla. In tre notti che non provo più nulla. Basta. Ho già provato abbastanza. Attenzione. Ok, dritto per dritto. E anche a questo livello ci siamo tolti dai coglioni. Attenzione. 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 Via. Come basta consigli sul cane? Perché? Chi cazzo devono... cosa dovete consigliare, ragazzi? Il cane è già qui. Cosa c'è da consigliare? Allora, io non mi ricordo i tasti. Ho tirato un pugno. Alla madonna, cheat. Allora, spegni qua. Cosa devo fare? Cos'è che c'era qui? Che nemici c'erano qui? Bene, buono. Ah, però non ho proiettili. Allora, fermi. Andiamo ad equipaggiare il nostro bel fucilazzo. Ah, sì, c'erano gli schifidi qua. Però qua c'era anche un... Ah! Scusa. Ho sentito un... Ma questi non urlavano prima? Da quando urlano? Ah, che carini. Va come tremano. Delle decorazioni natalizie fatte così, ragazzi. Sarebbe interessante. Guarda che meraviglia, eh? Un giorno entri e trovi i parenti appesi. Appendi i parenti. Allora, qua dovrebbe esserci un caricatore. Esatto. E da qualche parte anche della morfina. O forse no, non mi ricordo. Allora, pistola. No. Testa, non l'ho colpito. Cuore, ok. Cuore. Muscoli. E polmoni. Che spettacolo. Non muoiono. Non muoiono, ragazzi, non muoiono. Porca puttana, quanti colpi devo sprecare per ammazzare... No, 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 no. Aspetta, aspetta. Ok. Equipaggia sta merda. Calmi. Via. Via. Oh. Il cane si è fregato. Io qua che in preda al panico urlo, il cane è lì che se ne sta, si sta proprio sollazzando. Ho una sete. Ho una sete. Una sete sola, cioè. Ok, ho ucciso. Ma non c'era della morfina qua da qualche parte? Mi servirebbe della morfina. Uiba. Buono! No, 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 no. Ci sono delle penne, ma non c'è della morfina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, 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 ok. Ma non avete cuore? C'è un cucciolo in casa? Cucciolo. Allora, qua deve esserci qualcosa. Ho soltanto un colpo. Ho soltanto un colpo. Non voglio morire. Porca puttana! Porca puttana! Porca puttana! Porca puttana, però.
Porca troia, ragazzi. Impreca tanto. È certo, figa. È certo. Devo esternare, che se non esterno qua... No, ma da qui bisogna ricominciare... Ma che dito in culo sto livello? Ma che fastidio. Perché c'ho un HP, ho un HP. Sì, l'abbiamo già visto lo stronzo con la sega. Sto morendo di caldo. Ma poi ragazzi, ma vogliamo parlarne del caldo, nel mentre che un maniaco ci insegue con una chainsaw, una sega elettrica a catena, il tentativo di cercare di battezzarci, di trasformarci in un Pollock. Che meraviglia, imbrattiamo i muri. Senti, il cane faceva sti suoni la prima volta che è arrivato. Ho vinto. Sono 34 gradi, ragazzi. Bene, perché io l'altra sera in macchina erano 39. Fate voi. Io non so che cazzo i problemi alzano. Vedi che questo ogni tanto uno, ogni tanto no. Quindi è per questo che mi spavento. Io vorrei doppiare i videogiochi, posso? Ma se ci passo in mezzo? Perché almeno evitiamo di sprecare colpi. Un genio. L'ho capito adesso, l'ho capito solo ora. No! Ma perché non è morto? Scusa! Figa, ragazzi, non riusciremo mai ad andare avanti. Ma non riusciremo mai ad andare avanti così. Ma mi devo incazzare. Ma perché non è morto? Vabbè, qua non serve... C'è una morfina se tornavi indietro. Ma continuate a dirmi c'è la morfina, c'è la morfina, c'è la morfina. Ma che cazzo siete, il farmacista di fiducia? C'è l'applicazione per la farmacia che ti dice quali farmacie sono aperte. La risposta? Nessuna. Questa è la risposta. Dottore, dottore, sto cercando una cura. Il tempo. Il tempo è la migliore cura. Chiudi gli occhi. Inspira col naso. Inspira con la bocca. Esala, il tuo ultimo respiro. Cos'è successo? Ah, non lo so. Non ne ho idea. Forse ha smesso di funzionare. È un salvataggio. Se ci fosse un salvataggio staremmo qua, eh? Sto schivando. Ah! Dio! Bounty! Bounty! Che puttana. Che scavezzacollo. Nella stanza del tizio con la motosega c'è un M16. Ma allora scusatemi, voi passate tutto il tempo a spoilerarmi il gioco perché l'avete già visto giocare, oppure l'avete già giocato, che non è vero un cazzo, l'avete visto su Google, sull'internet. E non mi dite che c'è un M16 dentro lo sgabuzzino dello stronzo. Il cane piange, vedete? Avete fatto male a Wutan. Ogni volta che fate male a me, fate male a lui. Volete fare male a Wutan? No? Vergognatevi. Che sta succedendo? Ma che cazzo è? Che suoni sono? Che ha comunque? Che c'hai? Che vuoi da me? Dovete avere pazienza. Che cazzo fa? Ehi! Allora! Cosa fai? Figa, piangi tu, piange questo nel gioco, non si capisce un cazzo, non si capisce. Sta mordendo un sacchetto. È bello che il sacchetto non è mio, io non so cosa stia succedendo. Ok, di qua, caricatore. Allora, dov'è la morfina, ragazzi? Dov'è la morfina? Dov'è la morfina? Dov'è la morfina? Dov'è la mia morfina? Non ci interessa di Wutan. Adesso non è questo il momento. Dov'è la morfina? Perché il nome Wutan? Ragazzi, l'ho già spiegato. Non ho intenzione di ripetermi. In ospedale, giusto? No! No. Shh. Allora, con calma. Ascolta. Ma perché non muore, ragazzi? Perché adesso non muore più?
Non sto capendo, perché sto gioco fa come cazzo vuole? Andava giù con un colpo prima, adesso devo... quanti colpi devo sprecare per buttarlo giù? Ma perché non lo prendi? Che cazzo dite? Che cazzo dite? Serve la moviola per andare a vedere. L'ho preso perfettamente, c'era la sua testa dentro la croce dello schermo. No, non posso evitarlo, non posso evitarlo, perché è un ognomo armato d'ascia. Palle! Palle! I vecchi giochi sono i più divertenti! No, quei vecchi giochi ti saltano i denti, altro che a furia di digrignarli per la rabbia. Dino l'M16. Sì, ma non ci arrivo all'M16, questo mi sega! Ossa! Non vedi cosa c'ho alle spalle? Anzi, non vedi, non senti cosa c'ho alle spalle? Allora, adesso con molta calma, Che? Adesso rifacciamo le cose come erano prima, perché aveva più senso. Basta, basta. Avevo una strategia, una dignità, c'era rispetto nel giocatore. Vedi? Vedi? Tutto torna. Mo! Adesso, porca puttana. Vedi? L'ho sparato nello stesso punto dove l'ho sparato prima. Il corpo. No, a volte vanno giù, a volte non vanno giù. Non capisco che problemi abbiano. Allora, qua bisogna fare attenzione, perché c'è la Lady Lady Maria qua, che ciccia fuori e ci fa bu. Lei la matiamo con un colpo di fucile. Ah, ok, basta un colpo in da facche. Mo, l'altro stronzo che è piccolino dall'altra parte, lo lasciamo lì, vero? Procediamo. Aiuto! No! 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 Sì, mi è diventato un try and error, ragazzi. È diventato un trial and error. Serve della morfina. Non posso proseguire finché non ho una dose di morfina. Da qualche parte dovrebbe esserci della morfina. Let's find the morfina. L'M16. Ragazzi, non mi serve un'arma, figa, gli americani, mi serve una cura. Mi serve una cura, non mi serve un'arma. Sono armato, ho già un fucile a pompa, una pistola e un coltello. Mi serve una cura. Ok, una cura. Basta con sto M16. L'ho capito che c'è l'M16 lì, ma se c'ho uno stronzo che se mi vede mi sfiora, mi fa un battito di ciglia, mi ammicca, io svengo perché non reggo lo sguardo. Che cazzo rompiamo i coglioni con sto M16? Mi serve una cura. Qua c'era una cura, avete detto mille volte. Qui c'è un qualcosa di morfina. Dov'è sta cazzo di morfina? Non ci è. Bugia, bugiardi. Dai che lo finiamo questo gioco. O forse no, forse abbandono anche questo. No, perché qua c'era il nemico che ci attaccava. Però se vengo di qua il nemico mi attacca, vediamo. Perché l'altra volta venendo di qua... Perché poi sono pure zoppo. E questo è il problema. No, di là mi attacca lo stronzo. Però forse lo stronzo nasconde qualcosa. Fermi. Che? Dov'è? Di qua o di là? Dov'è? Dove sta? Chi è? Perché? Dov'è? Era qua? Dov'è? Non c'è? Dov'è? Era qua? Ah, è là! Oh, buono, eh! No! Dove va? E correva, ragazzi. Non c'è della morfina qui? Buono. Ricarichiamo. Ricominciamo. Ho fatto cadere qualcosa. Sì. Adesso io mi giro, muoio.
Per questo non mi giro per andare a prendere l'M16. Ah. L'M16 sai che c'è? Me l'avete detto, ragazzi? Non mi ricordo, ma avete per caso detto che c'è l'M16? Non è che mi sto immaginando tutto io? Prude. Ah, quindi è stata una mia associazione mentale? Ho collegato vicolo cieco a M16? Ho collegato pazzo con maschera e motosega a M16? Incredibile. Sempre la risposta in mano. Boom. Easy. Mo. Che cazzo è? No. Allora. Perfetto. Apriamo l'inventario. Selezioniamo l'arma. Perché ho un problema anche con questo, capito? Allora, vediamo se ce la faccio senza morire. Stavolta gli sparo. Due colpi dobbiamo sparare, allora. Che cazzo vi devo dire, ragazzi? Perché questo non va giù. Ah, adesso sì. Wow. Mentre quello mi sta spaccando la cucina. Dai, ma veramente? Ma non mi date una morfina? Ma porca troia, ma come cazzo devo fare? Ma arriva pure un gnomo dall'altra parte con due coltelli. Allora, però adesso lo so. La differenza è che adesso... Hello! Ah! Boom, baby. Questa porta è chiusa, però poi dopo comparirà lo stronzo. Allora, vediamo se ho delle munizie. No, non... No, non... Bravo. Carica, ce l'ho due colpi. No, ottimo. Quindi cosa mi è rimasto? Niente mi è rimasto. La pistola. The pistol. Lo stronzo è lì. Non so, ragazzi, se affrontarlo. Cosa devo fare? Ditemi cosa devo fare. Qual è secondo voi la strategia? Dai, voi che siete degli strateghi, abituati. Va lo trivello di colpi? Fides. Ha funzionato. Ma come la sensazione che ce n'è un altro? Ok, qua è chiuso. C'è un caricatore? Che spavento il cadavere di prima! Fermi, Bonnie! Ok. Carica l'arma. Ok. Oh no, Ma perché non mi ha caricato l'arma? Questi sono errori madornali. Scusami, perché l'arma me la dà carica, però se la passo su due mani, poi dopo non... Ok, adesso sì. The port won't budged. Ok, calmi, non vedo un... Cazzo, non vedo. Shh. È tutto chiuso. Non fare suoni. Ok. Cos'è? Basta. Shh. Ok, lì c'è un altro stronzo. Allora, faccio boom boom. A questo lo trivello, mi giro e trivello l'altro. Incredibile. No, non spara veloce, perché se spara con la sinistra non spara veloce come quando spara con la destra, perché a quanto pare la velocità del dito è differente in base a se sei destrorso o stronzo. E questa è la sostanza, no? Quindi non c'è la stessa velocità nel grilletto, non capisco, avrà una crisi, un'assenza di potassio, io devo rifare tutto da capo, Chi cazzo lo sapeva che con la sinistra spara un colpo e con la destra crivella e ti colpisce una mosca a 30 metri? Se scrivete ancora che c'è l'M16. Guarda, veramente. Però, che caso?
Giustizia divina è stata fatta. Silenziate or dunque 100 di voi, perché hanno scritto M16. Poi ci chiediamo perché una certa... i quindicenni scendono in piazza e decidono di saltare sulle macchine, ribaltare i cestini, dare fuoco alle cose. Perché pensano che non ci siano conseguenze. E invece, una conseguenza c'è. C'è sempre. Sempre. Vi ricordate la cinghia, no? Vostro padre non ve l'ha mai fatta vedere. Dove cazzo è la pistola? Vostro padre non ve l'ha mai fatta vedere. Ha cagato. Ha cagato perché sento quel profumo. A breve devo andare, ragazzi. Ottimo. È una live un po' così. Una live in merda. E non si... Madonna, ragazzi, ma mi sto incazzando. Mi sto ingrifando anche allo stesso tempo. Devo farmi vedere da uno bravo. Ma va a cacare, va. Non tu, Wutan, per l'amor del cielo. Non muoiono con due colpi, non muoiono. Però vedete, adesso sono più fluente. Madonna, ragazzi, ha fatto qualcosa di brutto comunque quel cane. Allora, i proiettili li abbiamo. Manteniamo il fucile a pompa. No, perché il fucile a pompa non gli sciotta quegli stronzi lì. Quindi alla fine la cosa migliore è la pistola. Allora, qua il fucile a pompa. Porca troia! Ma perché spara? Sde. Non ho più colpi. Bene. Vabbè, vabbè. Tanto... che cazzo è? Tanto un caricatore... ma muori, per favore. Tanto un caricatore ci è. Quindi qua, adesso. Perfetto. Adesso lo sappiamo. Sappiamo su questo. Ricarichiamo l'arma e procediamo. Con calma, con molta calma. La percepite, la calma. Ah, però c'è l'altro di là. Perfetto. Perfetto, perfetto. Ah, perfetto. Silenzio, perfetto. Ti prego, morfina. Ti prego, morfina. No, ma ci sono altre bestie. Dove sono? Dove cazzo mi trovo? Morfina, ti supplico, morfina. Dai. One syringe. Non ho più colpi, ragazzi. Spavento. The port won't budge. Don't budge. Non vedo. Shh. Ma che? Dove cazzo? No, sto per morire, no. No, no. Ok. Morfina? Morfina? Caricatore. Manganello? Il manganello. Come il manganello? Bene, figo, ottimo, ma la morfina? Ma porca puttana, ragazzi, ho il manganello. Ah, ecco. Quella... la corteccia cerebrale. The port don't budge, don't budge. Pure qua. Shh. Silenzio. Ti prego, gioco, ti prego. Il cane mi ha cacato in salotto, abbi pietà. Che? Shh. Una siringa. Una, ti prego. Ti prego. Allora, immagino e suppongo che questa arma di merda stanni il nemico. No, ragazzi, no, non c'è niente qui. Non c'è niente qui. È la fine. È la fine. Non vedo. No, 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 no! Oh, oh, oh. Ok, c'era un nemico, c'era un nemico. Sta arrivando. Ok, non so se sia la strada giusta. C'è un odore basculante di vergogna qui. Questa cos'è, una freccia? No, è un giornale nel muro. Bon. La morfina era sul tavolo. Ma non dite cazzate, no? Cazzo è la porta, non vedo niente. La morfina era sul tavolo. Quella è una penna, ragazzi, è una penna. La morfina è colorata di rosso. Sono penne queste, lo fa apposta il videogioco, lo fanno apposta. Queste voi scambiate le penne per la morfina. Ah.
Da dove sono arrivato io, tra l'altro? Da qui? Boh. Alla stanza di prima, l'altro tavolo? Ma quale stanza di prima? Ragazzi, c'è questa stanza qui. Qual è l'altra stanza? Scusatemi. Quello bussa. Il cane intanto bussa. Questa stanza è chiusa. Questa stanza? No, qui mi sa che ci siamo già stati. Esatto, torniamo all'altra. No, questa non si chiude. Ragazzi, le stanze sono due, questa è quella. Ancora più indietro. Ah. Sera. Qua ci muoio, ragazzi. Qua ci muoio e sarà solo colpa vostra. Qua ci crepo e sarà solo colpa vostra. C'è un caricatore. Questo muro si rompe da lì e c'è qualcosa. Questo muro si rompe. Sono fottuto, ragazzi. Guardate. Ho parlato la lingua degli angeli. Il diavolo ha risposto. C'è un odore di merda e non riesco più a capire se è quella del cane o è la mia. La prima stanza in cui sei entrato. Scusate, è una penna! Penna! Mo scrivete l'altro tavolo dell'altro palazzo in cui sei stato un'ora fa! È una penna! Continuate a confondere la morfina con una penna! Ma che cazzo fate a scuola? Non vedete la differenza tra una siringa e una penna? Sulla scrivania! Questo è un uovo Fabergé. Non c'è niente sulla scrivania! Oh sì. Ma mi state facendo perdere tempo, mi state! Però io tornerò indietro a salvare, si potrà fare? Ah no, perché abbiamo saltato il pezzo dove c'era... cazzo, se crepo, ragazzi. Il problema è che se crepo bisogna rifarsi tutta la strada. Ma qual era la strada? Questa. Giusto? No, non era questa. No, cazzo, ma la porta si è chiusa. No, niente. Come l'ho detto? Chiusa. Niente, ci siamo già stati. Figa, non posso funzionare così male. Qua, dobbiamo andare di qua. Allora, i nemici di adesso sono in realtà facili da schivare. Suppongo che... Allora, vediamo intanto che cosa fa sta roba. Nick Stick, a strong synthetic Nick Stick that can deliver a powerful blow when used properly. Along the somewhat cubers... vabbè, quindi se il tasto destro non fa un cazzo, tasto sinistro dà una manganellata che educa. Ma se salto di qua non c'è magari qualcosa? No. Allora, c'è un nemico sulla nostra destra, ma è uno di quelli lenti. Forse posso schivarlo, o posso comunque colpirlo sulla distanza e neutralizzarlo. Bisogna essere strategici, ragazzi. Dov'è? Vedete? È lì. È lui. Lui è lì. Visto? È qua, ma non può toccarmi. Non può toccarmi. Ma posso schivarlo? Vediamo un po'. Ok, non so dove sono. Improvvisazione. Madonna! No, tu! Ci rinuncio. Allora, datemi un attimino di tempo. Devo bere un sorsino d'acqua, raccogliere... raccogliere la cacca santa...
il regalo, l'ultimo, e torno subito perché qua sta diventando insostenibile la situazione. Non ho parole, Dino. E perché io sì? Io sì. Arrivo. A che capitolo sei che cerco su Google la location della morfina? Ah, perché non lo stavate già facendo? Quindi tutte quelle volte che torno indietro, di qua e di là, cioè in realtà non sapevate che cazzo stavate facendo. Io quindi io non devo ascoltarvi più. Io non devo ascoltarvi più. Incredibile. Torno subito. Allora, ragazzi, questa... Cosa vuoi? Questa situazione è terrificante perché la sento, ma non la vedo. Questo è il vero horror, lo sto vivendo adesso. Sta mordendo la sedia. Che carino! Non mordere il cavo! No, no, Vuta, no, ci siamo capiti. No, via, fuori dalle palle, questa zona of limit, vai di là, vai a cacare, vai quello che devi fare, fai quello che devi fare, sciò, pussa via. Porca puttana. Si è accucciato, morbido lì, e mi guarda. Ora piange. Sotto al letto? Come cazzo fa a passare sotto al letto? È più alto del letto? Non... Vabbè, avrà scorreggiato? Possibile? Ma scorreggiano i cani? Certo che sì. Vediamo l'M16! So che scorreggiano i cani, ragazzi! Non c'è bisogno! Era una battuta! Era una domanda retorica! Che cazzo rispondete? Porca puttana! Fatica stasera. Come la chat in punizione. E la Madonna! Non era mai successo. Ecco perché mi fa schifo tutto ciò che sto guardando. Ma rimettete come prima, porca troia. Guarda. Però il gatto che lecca da dove l'hai preso? Ti guardi gli ASMR? Ma è meraviglioso. Sembra una di quelle chat, delle chat fake per i porno. Cioè, io non lo so, però me l'hanno detto. Ah, e questi sono i suoni fake. Sera. Ragazzi, tecnici, tecnicismo. Basta. Basta, basta, basta. Bisogna essere... Perfetti. Non è che mi ha cagato sotto la scrivania? Eh? Che dite, eh? Mica gli stavo andando in bocca. Ci ho pensato adesso che avrei potuto. Ma non è che qua c'è della morfina? Ma non è che dovrei smetterla di farmi domande? E vivermi il momento? Bene, buona. Allora. Ela! Salve! Non ho più munizioni, non ho più munizioni. Buono. Sì, levi, grazie, gentilissima. Allora, qua c'era il manganello. Perfetto. No, non c'era il manganello qua. Il manganello era molto più là. Non si vede un cazzo, non si vede. No, niente, qua non c'era niente. Ok, fuori l'arma. Qui si chiudeva, l'altro stronzo sbucava da qui. Ma io lo fridavo, così. E poi ammazzavo l'altro.
Perfetto, 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 impeccabile. Sta anche volando. Il bambino armato di coltelli sa anche volare. Queste porte erano chiuse. Buono. Di qua cosa c'era? Bisogna fare le stesse esatte cose che mi hanno fatto l'altra volta. Qui c'era, se non sbaglio, c'era il caricatore. Però con tanto di jumpscare. Ne è vero? Andavo a ricaricare, si sfondeva la porta, ma io questa volta non avrò paura perché so già quello che sta per succedere. Ah no, era di qua! Ah, però, l'ho seccata subito. Ma non c'era un jumpscare? Mi ricordavo un jumpscare. Boh. Ah. Ah. Qua era chiuso. Ah. Qua era aperto. Esatto. Qui c'era, non mi ricordo, manganello, munizioni. Allora, mi è stato consigliato di fare una roba. Dino, non ricaricare, mi scrissero, perché ho ricaricato. Perché se ricarichi perdi tutti i colpi che hai sprecato del caricatore precedente. No ragazzi, non ci posso credere. Cioè, appena l'ho detto l'ho fatto. Cucù? Sì, sì, già, non devo sparare perché insomma non è tutto ciò che vedo non è vero. Butan per favore, Butan per favore. Vai, chiuso. Sto imparando a gestire la situazione. Dino, c'è un modo per fare il salvataggio rapido. Fermi. Qual è? Scrivetelo subito. Per favore adesso, ragazzi, veloce, dai, su. Ma risponde già al nome? No, perché è con me da 2 giorni. Con F5, ci ho già provato. F4? Allora. F5, un cazzo. F4, un cazzo. F6, un cazzo. F7, F8, F9. F9 fa... Ah! F11, niente. No. Ma mi ricordavo come avete detto che non si poteva fare, giusto? Boh. Mi avete mentito ancora e ancora. Allora, bisogna ucciderli. Orca puttana. Ok. Ok. Allora, magari là in fondo c'è della morfina. Adesso, con calma, eh. Ah, però! Shh. Il gioco è molto più bello quando ho le armi e le munizioni. Ok. Ok. Shh. Niente. Sono tanto così dal salvataggio. Io lo so. E tu? No! Non ho colpi, non ho colpi. Come faccio? Come faccio? Come faccio a tramortire il ragazzo qua? Oddio, oddio! Ah! Ah! No! Oh, l'ho superato! Dove sono? Corri, idiota! No, no, no! Cosa stai facendo, Wutan? Cosa stai facendo tu là? È morbido. Se l'unica consolazione che ho è il fatto che molto probabilmente mi alzerò andando in bagno, così alla fine live, e pesterò quella cosa che stavo cercando, il tesoro azteco, il regalino da parte sua. Perché poi ti guarda con quegli occhioni, come per dire, ehi, guarda che ho fatto, sei fiero di me? Sì, però cagarmi dentro la scarpa non era previsto. La sento ma non la vedo. Non correre che muori, non correre che muori, non correre che muori. Ragazzi, qua non andiamo avanti con la live. Devo trovare un modo per fare sto cazzo di salvataggio rapido, perché sono passati... È passato un'ora e siamo ancora qua, cioè... Sembra un... è un inferno sta roba. Mi caga nelle scarpe, giustamente è ordinato, così posso prendere la scarpa e buttarla via.
E dice, ma scusami, vuoi la rottura di cazzo, andare a raccoglierla, poi buttare via, pulire, ti cago direttamente nelle scarpe, prendi la scarpa e la butti via, la usi come contenitore. Ha senso, ha senso. Ha senso, fa senso. Ha i sensi. Cosa Alt F4? Cosa Alt F4? Lo so già Alt F4. Ma non è che qua dietro... Basta, basta. Cammino a scatti, cazzo. Sì, però, veramente, a parte gli scherzi, io non so che cazzo ci avessero in testa gli sviluppatori, ma sto pezzo di gioco è sbagliato. Perché tu non mi puoi far andare contro 300 nemici e non avere neanche una cura. Ok, sto risparmiando colpi. What the fuck? Allora qua non devo risparmiargli in realtà. Pensiamoci bene. Perché se io attacco e uccido la bestia narrante de... Madonna, gli erro... Ah! È tornata sull'immagine, mi sono cagato addosso. Ho vinto. E abbiamo il caricatore full. Vedi? Qua non si può passare perché want badge. Mo, con calma, Ragazzi. Ma perché disabilitare i salvataggi rapidi? Il gioco fa già cagare. Perché hanno tolto i salvataggi? Perché qua ci sono i pro gamer del cazzo. Perché sono dovuti arrivare anche qui, ai giochi del 2013, e cagare il cazzo. Troppo facile. Ah! 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 Ma è troppo facile per voi, che non avete un cazzo da fare e volete simulare i vostri capitani coreani che dall'altra parte del mondo sono in grado di videogiocare bendati mentre drinkano energy drink. Io no. Io non ho voglia. Se continuo a non farcela, prima o poi smetto di provarci. Sono un essere umano, non sono mica come voi. Io. E come si usano i trucchi? E questo però, lo sto chiedendo da solo un'ora. Ma non è vero, da 3 live che ve lo sto chiedendo. Ma non c'è niente da esplorare, ragazzi. Abbiamo già esplorato e preso tutto. Mi serve semplicemente una fiala di morfina. Ho full vita e possiamo fare sto cazzo di livello. Infatti, ma c'erano i trucchi? Io avevo schiacciato qualcosa per i trucchi. Da qualche parte. Secondo me c'è un modo. Che se non ci sono i salvataggi rapidi, ci saranno i trucchi abilitati. Attenzione. Porticina. Chissà se quella porta... porta... Con il tasto Q, mi ricordo che era cissato fuori qualcosa. Avevo schiacciato un tasto l'altra volta. Qualcosa? Ah, col tasto B ci dice dove siamo? Ma da quando? L'altra volta avevo schiacciato qualcosa ed era partito il suono, vedete? Schiaccio il tasto invio e fa... Ah! Era partita la... Eccolo là, vedi? Sei. Ah, perché c'è la cooperativa. Quindi col tasto T si parla? No, col tasto U si parla. U di urlare. Ha senso. E adesso non riesco più a giocare. Incredibile. Ah, devo aprire la console di gioco? Quindi devo salvare e uscire di nuovo? Minchia. Figa, ragazzi. Si danno la pazza gioia. Si danno. Merda, 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 merda! Ho vinto. Mi sto tenendo le munizioni del fucile a pompa. Credo sia più indicato per uccidere i nemici che troveremo più avanti. Tipo, ad esempio, il piccolino... col cervelletto di fuori. Quello e... Sì, grazie. Perfetto, grazie. Buono così, grazie. Perfetto ancora, grazie.
Qua non capisco perché non sia morto l'altra volta. Perfetto, grazie. Perfetto, grazie. Ok, ci siamo. Per di qua. Ora per di là. Non mi ricordo un H. Non mi ricordo un H. Dov'era l'H? Ah, ah, che? Okay. Dove sono? Ah, sì, qui c'era l'altro caricatore che noi non dobbiamo usare. Tiralo su e basta. E prendi questo. Perfetto. Perfetto. Non caricare l'arma. Non caricarla finché non hai... Ah! Ho aperto la console di gioco. Ditemi che cazzo ci devo cliccare dentro. Ditemi adesso. Ho aperto la console di gioco, vedete? Il destino, senza farlo apposta, ho potuto accedere. Ho potuto accedere. Ora ditemi che cazzo devo scriverci dentro. A casissimo, sì sì, non so. Non so. Ah. Tutto a posto, bene, sto bene. Save, vediamo. Save. Use save points to save your progress. Autosave. Unknown command. Ma ha fatto save, mi ha salvato. Quindi mi ha salvato? Mi ha salvato da qui. Oh, oh, mi ha salvato. Mi avrà salvato. È uscito fuori. Use save points to save progress. Dite che mi ha definito questo come save points o no? Wutan costa 70 euro la cuccia, Wutan! Ci si sta infilando dentro! Allora! Nel tragitto ci ho pensato, la cuccia è sua, ci facesse quel cazzo che vuole. Unknown commands morphine, facciamo spawn morphine. Spawn morphine. Spawn is not valid. Shit. Hai svegliato mio fratello. Chi cazzo dorme alle 22 e 29? Che razza è? Non lo so. Si dice etnia. Di quale etnia è tuo fratello? Chiedono in chat. Il caricatore indietro? Ma che cazzo è? Ma cosa vuol dire? Sull'elenco dei cheat non c'è nulla per salvare. Ma prendete per il culo. Non ci sono cheat. E dopo 20 minuti mi dite che non ci sono cheat. Non ci sono cheat, non si può autosalvare. Vabbè, non so che cazzo è, ma... Il cane si sta moltiplicando. Aumenta la vita e metti il caricatore. Ma se non so come cazzo si fa, ragazzi! Ma non so come cazzo si fa, mi state dando comandi, cioè non lo so, è come se uno dicesse ho bisogno di un passaggio e lui ti dice perfetto, sali su una macchina e vai dove devi andare, ma se no, ho bisogno di un passaggio, mi serve qualcuno che mi accompagni perché forse non sono in grado di guidare, perché forse non ho una macchina, cioè non lo so. Ma ho 4 colpi. Con 2 colpi vanno giù. Buono a sapersi. Non l'ho preso. Ah, non l'ho preso. Puttana, ma che cazzo stai combinando? Oh, oddio. Shh. Shh.
Zitti tutti! Zitti tutti! Zitti! Ah! Salvataggio, 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 salvataggio! 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 Morfina o salvataggio? Morfina o salvataggio? Salvataggio più avanti? Ma che cazzo? Cosa vuol dire sta cosa? Ah, ok, 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 ok. No, 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 no! Allora, con calma, ci si quatta. Ok, 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 ok. Che gioco è? Guardate che non procedo perché non è in grado il gioco di... Ok, 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 ok. C'è della morfina di là? Ci sarà della morfina dall'altra parte? Ah, ho sbagliato tutto. Ok, ok. C'è della morfina qui? Ha tirato fuori una spranga il cane. Che sta succedendo? Ti prego. Ti prego. Ti prego. Dove sono? Mi ha salvato. Ah, ah, che ansia. Che ansia. Che ansia. Che ansia. No, 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 che c'è qui? Niente c'è qui. Ma è possibile che non ci sia più niente nel gioco? Non ci sono... salvataggi? Non ci sono... non ci sono più item. C'era di tutto e di più prima. Ok, 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 ok. Ti supplico, gioco, dai. Ah, una siringa, una qualsiasi cazzata. Ah, 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 piano. Silenzio, silenzio, silenzio. Siamo all'aperto. Il cane sta in... vabbè, si sta mangiando la scatola di cartone, chi se ne frega. Che è stato? Cos'è stato? Ok, lì c'è una strada. No, ragazzi, io non mi fido. Io non mi fido, io non mi fido. Sembra tutto troppo bello che non ci siano nemici qua. Uscirà qualcosa dall'acqua. Uscirà qualcosa dall'acqua. Là c'è un'altra strada. Non mi fido mai, mai, mai. Non vedo morfina, non vedo morfina. Cos'è sta roba? Che cazzo è sta roba? Ah, cos'è? Ma che cos'è? Che diavolo è? Ma quest'acqua? Ma perché c'è l'acqua? Perché è acqua... De che? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma come funziona, scusa? Perché... ma quest'acqua... Che cazzo è stato? Ah, non posso passare, proprio. Non è in grado. Non è che dentro i cestini dell'immondizia possiamo trovare una barretta di chilocalorie. Sto sentendo dei passi. Oh! Ah no, è l'acqua. Che? Che? Ah! E? Ok. Ok, è un indovinello. Ok, con questo comandiamo l'aquila. Ok. Sì, ma non mi sembra... No, ma io sono stufo di usare il cervello. Ho paura. Ho paura. Con questo il gufo? Con questo il gufo? Ma i writer anche qua? I writer anche qua a firmarsi? Ma perché dover bucare l'ozono con queste bombolette? Qual era la correlazione tra la tossicodipendenza e il writing? Perché c'è? È studiato. Qua c'è un... Qua c'è morte. Qua c'è morte? E invece. E questo? Press it, I dare you. No, no. Non tocco un cazzo io. Finché non mi dai... Finché non mi dai... Finché mi dai un qualcosa, io non tocco niente, guarda. Salvataggio! Salvataggio! Oh! Oh, ok, ok ragazzi. Sento molta meno pressione sulle spalle. Oh! Oh! Ok, qua ci serve una chiave. Ok. Qua abbiamo una mappa che forse ci dirà che cazzo mi... Che è stata? Pronto? Welcome to Gustav Dalpa...
Scusate. Silent she flew, quiet as a whisper in the dark. She came upon a river and headed south. Ok, quindi... Ok, she flew quiet. Allora, ha volato silenziosa come un bisbiglio nell'oscurità. È venuta dal fiume e si è diretta verso sud. Quindi dal fiume... Ah, ok, quindi qui c'è la rappresentazione. For legend, carnivore... Ma è incredibile quanto non abbia voglia. Vediamo se qua c'è della morfina, che anche questo... Se abbiamo trovato anche la morfina, siamo a posto, ragazzi. Siamo a capo. Ah, ma qua si procede? Beh, però, dai. Ma una munizza? E... Qui ci ho dormito. Ah, la porta è bloccata. Probabilmente questa è la porta che dobbiamo prendere. Qua cosa abbiamo? Il leone. Ok. E però ci sono molti più animali di quelli descritti lì. Dovrò anche azzeccarli. E chi c'ha voglia? Allora, il fiume. Fatemi un attimo vedere la conformazione, così capiamo almeno quello che sta in alto a sinistra che cazzo è. Ok, quello dovrebbe essere il lago. Se c'è un lago. C'è un lago? Adesso ci arriviamo. Allora, il fiume, non so se questo qua si intende per fiume. The king of all birds flew higher than the owl. Gloating as we went, as he went. E non si riesco neanche a capire un cazzo. Use me, ottimo. Quindi la, a questo punto immagino l'aquila, il re degli uccelli, sarà l'aquila. Boh. Più in alto di un gufo, sarà una cazzo di aquila. Non so. Però qua noi siamo arrivati da qua e qua c'era l'aquila. Quindi qua l'aquila è già messa a posto. O l'aquila era qua, no? Mi sa che forse l'aquila era qua. For legend carnivorous sneaking side by side to high prey, ready to strike whatever a moment was made. Qua ci sono quattro carnivori che sono pronti ad attaccare una preda più grande, bla bla bla, pronti ad attaccare. Quindi immagino i leoni, la leonessa, il cazzo che è, o i lupi, possono essere, ci sono talmente tanti animali predatori a branco che... The equestrian beast didn't want her sleep to come. So she fell to west and calm. È difficile. E mo? L'aquila non poteva mai essere lì. L'aquila in Abruzzo. Sto ridendo a crepapelle. Non sembra, perché ho da poco fatto del botulino che mi ha cementato la faccia, perché, per mantenermi giovane, ma sto ridendo a crepapelle. Quindi? Cavallo West? Gufo Sud? Vabbè ragazzi, sapete voi, anche vaffanculo una certa, no? Ma adesso tornando giù, non è che sbucano i nemici? Ma senti sto suono? Senti sta musica, che fastidio! Allora l'aquila... L'aquila cos'è che diceva, ragazzi? Guardava sud? Ok. Poi il leone. Cos'è che diceva il leone, ragazzi? No, il lupo, scusatemi, questo è il lupo, giusto? No, è il leone, giusto. Il leone cos'è che diceva? Dove cazzo si comanda il leone? Dov'è il leone? Ma porca di quella puttana. Il gufo un cazzo. Il gufo non ne ha parlato. Ah, il leone sopra. In cima, dietro. Bene, mettetevi d'accordo. Madonna, che fastidio sta musica, ragazzi. Perdonatemi. Fatemela abbassare. Mi sta entrando nei timpani. Cioè, è una nota. Così. Cioè, sembra che c'ho un acufene. Il cavallo? Non ho letto il cavallo. Qual era il cavallo? Cos'è che diceva? L'abbiamo letto prima. West. Quindi dico. L'ho premuto. I dare you, l'ho premuto. E mo?
Non è successo nulla. Una figura al di là del parco si accingeva veloce. Se mi corre qualcosa di alto e magro addosso, beh, gli sparo. Gufo Sud, Falco Nord, thank you. Allora, Gufo Sud. Falco Nord. Vabbè, è Aquila. Vabbè, la... No, ma che? C'era scritto che l'Aquila volava da nord a sud. Scusatemi. Questa qua è l'Aquila? O il Falco? Ma che cazzo ne sono? Il leone e il cavallo in west? Eugenia. Andiamo. Ci manca il leone. Dove sta? Qua. Scusa. Sto perdendo tempo. Dove sto andando? Ok, là, là. Attenzione, qualcosa mi attacca tra 3, 2. No? Allora, avete detto west. Però io non vedo differenze. Ma forse poi si dovrebbe aprire la porta? Ma che cazzo ne so io. Abbiamo 10 minuti, ragazzi, per concludere. Un quarto d'ora, anzi. Poi dopo devo andare a rivedere dove merda ha cagato quello lì. Perché, ragazzi, la sento, la percepisco. Beh, il fatto che ho trovato un salvataggio però mi rilassa. Ritorniamo qua. A questo punto mi sa che era effettivamente l'Aquila era sud. Ma qual è il nord? Cioè, come si intuisce? Vabbè, mettiamola sud, cazzo vi devo dire. E ritorniamo lì, rimettiamola sud. Poi dovremmo averle messe tutte, no? Ah, l'abbiamo già messa a sud? Allora era nord, scusatemi. Posto? Ho vinto? Ho vinto dunque? No. Non so come si muovono queste due. Ho mosso il cavallo? Non ho mosso il leone. Dov'è il leone, ragazzi? Manca il leone. Come sono tutti rivolti a nord? È sopra? Torniamo sopra. Ma ci sono già stato, ma non c'era? O ci sono stato e non ho cliccato? Dove sta andando? Il leone. Cos'era? No, il cavallo ci sei. No, il cavallo già fa. Cos'era? Che? Fermi, Bounty. L'ho spostato? Ma non so, ragazzi. Come leone e cavallo nella casella di destra? Allora è est, non è west. Est o ovest, ragazzi? Sinistra o destra? Figa, ragazzi! Ma mi scrive due sinistra, due destra. Ma cazzo, decidetevi! Ah, perché non si sposta al centro. Ok, ho capito. Quindi destra? Ma. Leone est. Non puoi dare retta alla chat. Hai ragione! Quindi si sposta di uno in uno ogni volta che do il comando. Qua c'è un platano picchiatore che si muove. Si sposta di uno in uno il comando. Io pensavo saltasse direttamente di palo in frasca, invece no. Perciò il cavallo che è messo qua è giusto. O anche il cavallo va. Dove sto andando? Dove sto andando? Dico. Giusto? Quindi abbiamo messo il leone e il cavallo dove devo metterlo. A sto punto l'aquila devo spostare più a nord perché non l'ho spostata a nord. È rimasta lì al centro. A posto? Effettivamente è cambiata la musica. Boh.
non lo so, forse doveva partire un video. Salviamo per sicurezza. Vado a rileggere anche la descrizione, perché sennò qua... Silent flew away, we whispered in the dark. She came upon a river and I headed south. Viene dal fiume con la testa che punta a sud, in sostanza. Quindi fate voi, teoricamente dice sud, però... the king of all the birds flew... Ah no, perché questa era l'aquila, quella dall'altra parte non è l'aquila. Ah, capito. Ok, quattro leggende... Questi vanno a fianco al loro predatore, alla loro preda, quindi la zebra, quella non è un cavallo, appunto. The equestrian beast didn't went asleep to come, she'd feel the... no, ma il cavallo mi sa che deve... Il, come si chiama? Dice che rimane fermo, rimane calmo, perché non si è accorto di bla bla bla, quindi teoricamente dovrebbe rimanere nel punto al centro. Credo. Possibile? Sto per schiacciare il tasto per sparare. No? Allora rimettiamolo dov'era, a ovest. Mi sa che anche a questo punto anche il leone deve essere messo a ovest. O no? O no? Seguirà la preda. Ma guardate la confusione di, questi messaggi. Cavallo uno su e uno a sinistra. Il gufo uno giù, l'aquila uno a sinistra. Ma ditemi semplicemente destra o sinistra su... Cioè, è un delirio. Ditemi semplicemente destra o sinistra. Nord, sud, est, ovest, quel cazzo che volete. Semplicemente per forza in uno dei punti deve essere. Come stai? Confuso. Allora, il leone a sto punto deve andare di qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Quindi erano ovest tutte e due. Avevo ragione, fin dalla fine. Buono. Oh! Oh! Ragazzi, delle chiavi. Ok. E un fucile da cecco. E non c'è la morfina. Ho l'inventario pieno. Come faccio a buttare giù... Devo buttare giù qualcosa. Cosa butto giù? Che domande. Le chiavi. Che ho fatto? Oh. Oh sì. Buono, ma si può mirare questa merda? Allora, non ho ossigeno nel sangue, sto per svenire. Il caricatore, il salvataggio è lì. Ora, immagino che io possa mirare questa merda, o no? Col tasto sparo, con questo do il colpo. Perché cazzo? Ah, epicisti, io sono stanco, sono stufo. Perché non posso mirare col tasto destro e sparare col tasto sinistro? Adesso mi devi spiegare perché col tasto destro attacco. Qual è il tasto mira? Shift per mirare? Ma no. Infatti non lo fa. Non lo fa, ragazzi. Sto schiacciando shift. Proviamo con tab. No, tab mi apriva il menu. Il cancelletto non lo fa. Il locked non me lo fa. Vabbè, ragazzi, da qua dietro non possono arrivare. Possono arrivare solo da davanti. Vabbè, intanto salvo, vaffanculo. Ok, ma secondo me non si può mirare, eh. Rotella l'ho già provata, non fa un cazzo, ragazzi. Se la clicco, sì. Ok, sì, se la clicco. Abbiamo le chiavi della porta. Ma quindi c'è gente in giro? Madonna, come cazzo vibra? Ma guardate. Ma che è? Ma o troppa caffeina, o è disidratato, o ha introdotto altre sostanze.
Uela. Che? Che? Che cazzo ho buttato giù? La domanda è... La soluzione, ragazzi. Prima spara e poi chiedi. Chi è? Che cazzo di suoni? Ma non posso sentire il vento tra le piante perché ho zoomato sulle piante del vento. Ma è un letto? Ma sì, è sparito. Bene, buono, dai. Ma che era? Che disgusto. Qua non si può... No, aspetta. Volevo... E quello? Munizze. Trappola. È una trappola. Ah, chiedo una carta. Non abbiamo la carta. Buono. No, ho ricaricato. Non dovevo ricaricare. È una trappola. Perché ho ricaricato? Ho sprecato le munizioni che ho perso. In tutto questo io non ho vita. Ricordiamoci che in tutto questo... Oh, grazie. Grazie. Era destino. Cioè, quando finalmente ho trovato la morfina... La morfina mi ha ucciso. Quando vuoi qualcosa così tanto... Quel qualcosa diventa ossessione. Quell'ossessione ti uccide. Credo fortemente di aver infilato l'alluce nel famoso tesoro azzecco di cui stavamo parlando precedentemente. Mi sa di averlo trovato. Sento una strana sensazione di caldo. No, per fortuna no. Ho messo il dito dentro la presa della corrente. A questo punto... Non so... Allora, quindi sono dei nemici che si possono uccidere sparandogli, un genio, e altri nemici che si possono uccidere... Non finirò la frase. Allora, i colpi del cannone qui... Ma cosa? Chi mi ha attaccato? Da dietro mi hanno ucciso. Da dove mi ha colpito? Scusatemi. Adesso con tutto rispetto che non ho per questo gioco di merda. Da dove mi hanno sparato? È rispawnato lo stronzo qua? Cioè, da dove è uscito? Mi ha colpito qualcosa da lontano, probabilmente. C'è un nemico di là. Madonna, come cazzo... Ho sentito un suono. Però non vedo nessuno. Ah, è là. No, sono foglie. Cioè, guardate, pensavo fosse un nemico che stava uscendo. Ma dov'è? Ma da dove mi spara? Vabbè, senti, ho la morfina, fanculo. Qua non mi colpirà, morì. Dai, veloce. Oh. Mica ragazzi, abbiamo tutta la vita. Ma che? Ma non ci credo neanche. Ma dov'è il nemico però adesso? Allora, mi colpisce... Da lontano. Ah, è qua! Che brutto effetto. Ok? Attenzione perché qua... Shh, lo vedo! L'ho visto! Dov'è? Ed aia. Incredibile. Ce ne altri? Posto? Procedo. C'è un vicolo. Ah no? Ah, non posso? E niente. Permesso. Stavo per sparare al cestino. Altro salvataggio. Il gioco mi prende per il culo. Ok, c'è una boss fight qua. Vabbè ragazzi, salviamo. Che cosa sono poi? È gente appesa al contrario su dei letti, appesi al contrario sul soffitto. Che domande vi fate? Magari lo fa per un problema di circolazione. È stato Counter Strike.
O Medal of Honor, i primi Medal of Honor. Ma che sei? Ma che è? Psycho. Ma poi come l'ho ucciso? Ho zoomato sul suo papillon e l'ho ucciso. Che è sto suono? Una bomba? Ah, oh, oh, che? Fermi. Pronto? C'è un telefono. Dov'è? Devo rispondere io? Hello? Hello? Chi è? I can't hear you. È una donna. Una donna? Perché mai? Ah, forse è la madre? Can you help me? Ah no, che come hai ricevuto il mio numero? Ok, in cima a un tetto sopra all'Upper Park. Hello. Hello, are bene. You still there? Quindi? Dai, sì, metti giù, dai. Però riprendi il fucile. Ma scusatemi, la pistola quante munizioni c'ha? Queste, tot. Buonasera, non c'è nessuno qui. Strano, che c'è scritto qua? Non si capisce. Però di primo impatto sembrava una di quelle strade. Sembrava uno di quei vicoli, non lo so, in Arabia Saudita. Qua non posso passare. Con tanto di... avete presente, no? Leader politico che sorride con le conciature, i grandi capelli, il grande barbozzo. Qua? Police. Beh, ragazzi, non si può procedere, quindi abbiamo finito il gioco. Ottimo. Forse dobbiamo tornare indietro? Ma io non ci ho la voglia. Aspetta, ragazzi. Ah, ma scusatemi, ma c'era qua. Ma che cazzo? Buono, beh. Oh! Uno. Oh, merda. Fermo. No! Fermo! Fermo! Calmati! No! Fermo! Incredibile. Un esperto. Ma non è finita. Allora... questi sono quelli che ti vengono addosso. Madonna. Che cazzo? Oh! Oh! Senza neanche guardare, ma un cecchino. Uno spietato omicida. Oh! Ma che è? Ma un ritrovo! Attenzione, i Maranza al parco, al cinema. Non vedo niente. Sono silenziosi. Corrono in modo... saettano in giro qua e là. Ah, c'è una cartina. Una pala. Posso prenderla? Sì. I got crash and blood, eh? Vabbè, c'è del sangue, non posso bla bla bla. La pala l'abbiamo presa. Nemici altri, non ne vedo. Dobbiamo dissotterrare qualcosa? Il gioco sta palesemente volgendo al termine, ragazzi. Qualcosa sta bloccando la porta. Ricontroliamo la cartina al volo. Ok, qua. Noi siamo qua. Qua ci sono queste stronzate disegnate sopra. I punti sono questo. Ma non ho voglia di farlo. Lo faremo la prossima volta, bestiacce. Lo faremo la prossima volta. Incredibile, ma vero? Siamo riusciti a superare quel pezzo. Quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto. Adesso direi che ce la chiacchieriamo. Come al solito, ce la chiacchieriamo. Tanto salvare ho salvato. La prossima volta, bestiacce, si proseguirà. Allora? Guardate quanto sono sudato. Unto. Guarda. No, sono traslucido. Che cos'è? No. Scusate. Allora, mettiamo la musica di sfondo nel mentre. E poi vi racconto un po' cosa cazzo... la diatriba che c'è stata per prendere sto cane. Delirio. Mostracelo. Aspetta che...
Smoky Blues, bello. Com'è? Troppo alto? Troppo basso? Ok. Va bene? Ragazzi, qui sta andando, è stato un piacere, spero vi siate divertiti. Come al solito seguite, se volete dovete recuperare le puntate che ci sono su YouTube. Utilizzate i punti canale, perché alla fine dei punti canale vi regaliamo il gioco che stiamo giocando al mese, in questo caso sarà, come cazzo si chiama? Grazie mille, grazie quelli recenti che... Ti voglio bene anch'io. Grazie per l'uno. E come si chiama? The Quarry, vi regaleremo The Quarry alla fine di The Quarry, così vi spoileriamo tutto The Quarry. Poi se volete ve lo regaliamo anche, ma che è incredibile. E poi... Poi, se vi va, dopo la live, suppongo, non lo so perché non ho parlato con Bubolo, ci potrebbe essere il podcast su Discord. Vi ricordo di partecipare a questo podcast dove il nostro moderatore Bubolo e anche il suo amico... Sono passati 3 giorni e non mi ricordo più il tuo nome, perdonami. Com'è che si chiama, ragazzi? Lo saprete voi, cazzo. Non mi ricordo. Claudio, Claudio, ce l'ho fatta, incredibile! Ho sentito le sinapsi. Insieme fanno un podcast sempre in ambito videoludico, quindi date fate un salto, fate un saluto, fate un check, ditegli che vi mando io, va bene? Dino, ma Visage o Disage, ecco come avremmo potuto chiamare la serie. Andrea Disage, non lo continuiamo perché è noioso, mi annoia molto giocarlo. Reggo molto bene l'alcol. Meglio di Sage, vero? Vero. Andrea non esiste più. Che cazzo è una frase da villain? Quindi, come ti chiami adesso? Come ti dobbiamo chiamare? Andrea, ma al femminile. Cioè, sempre Andrea, perché la versione femminile di Andrea è sempre Andrea, ma al femminile. Cioè, dobbiamo è Andrea. Il puffoso come si chiama? Andrea, ma neutrale. No, Andreina è un'altra cosa ancora. Ah, mi ha scrocchiato. Allora, vado a prenderlo e poi vi racconto un po'. Va bene. Ma io sento un orribile odore. Cioè, un'orribile tragedia si nasconde oggi nelle sale italiane. Arrivo, eh. Orca. Dove cazzo è? È un bugiardo, non c'è nulla. Eccolo qua. Avanti, Wotan, urina. Vuoi dire qualcosa? E lei che il microfono, certo, hai soltanto un battere mortale. Allora, eccolo qua, mi spiace, dai, su. Non posso spupazzarlo più di tanto, poverino, perché mi... Picchia, ma cosa hai leccato? Poi mi dispiace, poverino, perché poi lo stresso. Oddio, non che faccia un cazzo tutto il giorno, nel senso. La linguetta. Sai dove l'ha infilata? Adesso te lo spiego. Il buco non era il suo. Vedi che è ancora traumatizzato. Allora, questo affare, questo coso, questo simpatico cagnolino, questo...
pastore tedesco. Questo pastore iettabile. Eccolo qua. Dalla pancia morbida. Purtroppo ha dei problemini. Intanto è molle, nel senso che, Cristo, sei molle, perché sei così molle? Forse la musica un po'... Non mugugnare. Sì, adesso ti metto giù. Vedete, ragazzi, non voglio rompergli il cazzo. Aia! Ya! Mi domo. E giù. Vada, via, so. Arca putta! Andato. Allora, in sostanza, il cucciolotto ha la giardia. Che cos'è la giardia? Un batterio che ogni tanto i cuccioli si beccano. Un batterio, un virus, non so che cazzo sia, non mi ricordo. Che si trova situato, provoca diarrea anche con sangue, quindi molto dolorosa. E va curabilissima, si cura tranquillamente, però può capitare che i cuccioli se la prendano e poi stiano male, e se non curata porta alla morte, perché disidrata l'animale finché l'animale non ha più nutrimento e crepa. Ora gli è venuta da pochissimo, perché prima non ce l'aveva. Io ho seguito per tutto il tempo, siamo andati a vederlo più volte da quando era cucciolotto, appena sfornato sembrava una pagnotta, era così. Adesso l'avete visto quanto è grosso. Bene, sono passati solo 40 giorni. Il cane l'ho portato qua, che pesava 5 kg. E oggi pesa, perché l'abbiamo appunto portato al veterinario e visitato, 6,2 kg. In un giorno ha preso 1,2 kg. Io non lo so. Non ho parole. Continua a crescere. Cioè ogni pasto aumenta. Un Saiyan. A ogni pasto è sempre più forte. È effettivamente un orsetto. E fa morire da ridere perché c'ha le zampe davanti giganti e le zampe dietro piccoline. Sembra un gorilla. La pubblicità dei preservativi? Ottimo, preservate. Non è sangue, secondo me è un filo. Eh? È tutto zampe, sì. Purtroppo i cuccioli crescono subito. Figa, meno male, ragazzi. Non siate quel tipo di persona. No. No. Quando l'ho preso? 2 giorni fa. È definitivamente in casa da 2 giorni. Ma ho iniziato a pagarlo da quando è nato. È mio ora. È bello possedere qualcosa. Anzi, qualcuno. Hai una macchia rossa sulla spalla? Vi prego, no. Non anche questa maglietta, vi prego no. Grazie comunque per avermelo detto. Roba delle cuffie, ragazzi, mi avete fatto prendere un colpo. Pensavo avesse spruzzato male il cane. Perché è in grado di farlo, l'ho visto fare. Dove cazzo andò? No, è la pagliettina delle cuffie, ma mi avrà smangiato. Grazie, Redderus. Grazie mille, bestiaccia. Il problema dei pastori tedeschi è l'Ankashbilenka. Sì, ma lo seguiremo, vedremo. Lui pare essere sano, valsugano. È un pastore tibetano, è tedesco. È il cane. Quanto mangia? Quanto basta? Per adesso mangia 3 volte al giorno. Quante volte devi mangiare? Tu quante volte mangi? Beh, io mangio una volta sola. Certo, non hai un cazzo voglia di cucinare e mangi una volta sola. Sapete tutti con chi sto parlando. I genitori sono dei leoni, sì. Ah, ma sei tu, Zadek. Che cazzo. Da quanti anni che streama? Ma è iniziato 2 giorni fa. Cosa hai fatto con le cicatrici sul braccio? Ma che c'entra col cane? Quanto caga? Perché c'è sta roba qua, è ovviamente, praticamente da quando l'ho preso che ogni pasto da butta fuori. Però adesso, perlomeno, perché queste cose sono molto belle da dire, perlomeno adesso con l'antibiotico che già ha preso, già la prima popò sembra decente. Tu dimmi se io devo fare questo adesso, se adesso devo controllare le feci di un cane.
Una razza impegnativa, non è vero un cazzo. Indichi quello che deve sbranare, lo sbrana. Che cazzo me ne frega. Attenzione! No, ovviamente sto scherzando, ragazzi. Sarà divertente andare ai parchi. Non ho. No, Sauni, non ho capito un cazzo. Non so perché. Non so se perché non ho letto io, non so leggere io o non so scrivere tu. Forse entrambe le cose. Come si chiama? Wutan, ragazzi. L'avevo già detto, ma probabilmente siete entrati adesso. Wutan, si chiama Wutan. Prova ad usare delle traversine. Ragazzi. Allora. Calmi, buoni. Non iniziate già a dirmi cosa fare, perché ho avuto un cane per 14 anni prima di questo, quindi so cosa bisogna fare con un cane. Tranquilli, non c'è bisogno di spiegarmi l'ovvio, tipo prova a dargli da mangiare, vedrai che cresce, lo so. Grazie. Sì che se le mangia le traversine, se le già mangiate 4. Pensa, traversina qua, si avvicina, annusa la traversina, prende le misure, si siede, caga fuori dalla traversina, si gira, annusa la merda, guarda la traversina, gli parte l'input di pisciare, si sposta di un metro, prende le misure, piscia fuori dalla traversina. Incredibile, incredibile. In sostanza, e basta. La traversina è stata pulita, pulita. È l'unica cosa della casa che è pulita, sono le traversine, le 10 che io sparso in giro per casa. Perché appunto è ancora troppo piccolo, non risponde ancora al nome, quando urlo però capisce che sta facendo una cagata, si ferma, quindi buono. E l'interrogatorio parte ogni fine live, ormai sono stanco. È un socio di Andrea, quindi il cane? Perché caga? E piscia? È simpatico? Il cane? Sì, dai. È simpatico. Ah, è molto morbido. Morbido. E, però, poverino, questo caldo qui, il caldo lo sta ammazzando. Diventerà alto 19 metri. 15. No, allora, dovrebbe diventare 65 kg per 65 metri. Classico. L'hai comprato o preso il canile? E qua adesso inizierete a rompermi i coglioni. Se devo crescere con un cane, il cane deve crescere con me da quando è cucciolo. Quindi non li prendo il canile, li prendo agli allevamenti. Fine. Se invece voglio fare un atto di misericordia e bontà, allora vado al canile. Se vado al canile, compro un cane, compro, non costano, a volte non costano niente, te li lanciano addosso, devo ovviamente pensare alle conseguenze di un cane che non è in realtà mio, che diventa mio, che si affeziona a me, perché sono animali fantastici, ma non sai dove trovarli, sì, al canile, però non è comunque il mio cane. È un po' come l'adozione. Attenzione! Attenzione! L'ha detto! Non ci credo, l'ha detto, cosa? L'ha detto! E quindi, in sostanza... Per il caldo compra la coperta raffreddata. E come la sto leggendo? La mia la usa. Cosa ho cliccato? Ma il gioco della polizia con Andrea? Non l'abbiamo più portato, ragazzi. Ma Andrea mi ha linkato, mi ha detto guarda sto gioco. Non ho potuto neanche vedere, adesso lo guardo adesso al volo proprio ora, guarda. Beh, ma ragazzi, non è che ho detto che sono contro i... come si chiama? I canili. È che preferisco che il cucciolo cresca con me. Se il cucciolo cresce con me, sono più tranquillo. Perché, appunto... Sono più tranquillo, cazzo. Cioè, lo cresco io, cresce con il mio carattere e posso controllarlo nel senso positivo meglio. Invece così magari ho un animale che potrebbe aver subito violenza, eccetera, quindi magari c'è quella roba che lo triggera. Tipo, che ne sai?
un cane che non può vedere gli anziani signori dare leggere il giornale. Vai lì al parco, si triggera, gli partono i flash del Vietnam e inizia a trombare le gambe di ogni anziano signore che legge il giornale. E cosa puoi fare a quel punto? Che fai? Lo fermi? No, lo filmi, lo metti su TikTok, ti fai i soldi. Io sto cercando da un'ora il messaggio di Andrea, eccolo. Renovn. Ah, ma sta roba qua l'ho già vista, Andrea. Ma te l'ho detto io di sto gioco. Ah, no, 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 no. No, no, niente, ritiro quello che ho detto. No. Fast Place Multiplayer Survivor Experience. Bello però. Però c'è solo la demo. Vabbè, guardiamolo. Look at that. Guardate, c'è un albero, uno slavo. Madonna, che schifo sto guardando, per favore, con che telecamera? Vabbè, comunque, se vogliamo giocare a sti giochi, Andrea dovrebbe esserci, se non erro. Abbiamo ancora i 30 euro di Valheim. Capisco il tuo ragionamento. Io, per un cane con cui giocavo sempre, non mio, alla fine mi ha mangiato la faccia. Incredibile. Grazie Daxin, grazie. Chiedete ancora quando esce Mortuary Assistant, per favore. Potresti portare The Forest. Daxin, è tempo di fare un altro annuncio. Per il mio cane, già da cucciolo, non devi... tra l'altro dobbiamo anche addestrarlo. Cioè, devo portarlo lì, perché in realtà addestrano prima me, perché questa è la verità, alle prime lezioni addestrano me, abituano me a come rivolgermi al cane, addestrano me appunto e poi si addestra il cagnolino, però io lo sto già addestrando. Che razza è? È un pastore tedesco. Imparerai il tedesco? Certo. Se avessi preso... che cazzo ne so... dite una razza spagnola? Se avessi preso un dogo argentino avrei dovuto imparare l'argentinese. Perché Wutan? Perché Wutan è come si pronuncia... Wodan. Odino. È il nome della divinità... del padre degli dèi in tedeschio. Che si scrive V-O-D-U-A. Vabbè... vabbè ragazzi, non so fare gli spelling. Wodan. Però si legge Wutan. Allora, quando mi ha detto, tra l'altro mi fa, devi dargli per forza un nome con la W. Minchia, ma hai proprio detto la roba facile. Allora ero già lì e ho detto, vabbè, Wutan, che cazzo devo dire? Perché devo chiamarlo in un altro modo. Non chiedetemi quale, perché non ce ne avevo in testa uno. Devo chiamarlo in un altro modo, ho detto quando lo vedrò mi verrà in mente un nome. Invece mi ha fatto scegliere, l'ho visto, mi ha fatto scegliere un nome così a caso. Mi ha detto usa la con la W perché questa è la cucciolata con la W. Ma. Però è venuto fuori figo. E li chiamavano a lettere. Pensavo Woody. È un po' no. Woof woof. Potevi chiamarlo Walter, ma perché no? Ma anche no. È come chiamare un cane Fido. È come chiamare una persona Marco. Sì, l'ho detto. Non ha senso. Non c'è fantasia. Water? Poi lo portiamo in Africa. Perché così almeno possiamo... No, no, che ridete? Perché è un cane da caccia e da guardia. Mi permetterebbe di fare... un safari decente, non che io sia per la caccia.
safari per shoot fotografici. Che ridete? Avete capito male? Non ho detto, non intendevo dire quello. Kevin? Ma allora, non c'è, a parte i memini del canale, non avrei mai chiamato il cane in maniera... A cazzo, lo chiamo. Inizia a prudermi tutto, quindi adesso ho la ghiardia pure io, la giardia pure io. È semplicemente una roba di... Cioè, ho pensato a un nome lì per lì, sul momento, che poi si è rivelato anche essere fico. Fico, con la K. Almeno per me, poi se non vi piace, cazzi vostri, perché tanto il cane è mio. Chiamalo Wooster. Bene. Woodstock, bello però. Non sono d'accordo con la filosofia hippie, ma il nome Woodstock è figo. È un casino per chiamarlo? Wootan. Che casino è da chiamarlo? E non so per quale motivo, ma anche mia madre. Come si chiama? Wootan. È Wootan. Putan. Wootan. È Votan. Wootan. È orca puttana. Wootan. Wootan. Che c'è di Butan? Butano. È Wootain in inglese. Warlock, bello Warlock. Esatto, Wodan, quello sarebbe... che si pronuncia Wootan. E dicono che i nomi ottimali per i cani devono essere il mio pisello. Non mi interessa. Lo scelgo io, non me ne frego un cazzo. Chi cazzo dice qual è il nome ottimale per un cane? Io posso chiamarlo Christoph. Posso chiamarlo come cazzo voglio. Cosa vuol dire il nome ottimale? Perché? Perché deve essere veloce? D'impatto, così il cane capisce? Lo chiamiamo Charlie? Lo chiamiamo Checche? Lo chiamiamo Puffy? Lo chiamiamo Ehi Tu? E una certa il cane non lo chiamo manco più Wootan, lo chiamo Petunia, Carlotta, Rossana. Non me ne frega un cazzo, mi diverto. Guarda, si è ammosciato il microfono, mi si è ammosciato il microfono. Mi dan fastidio ste cose. Sono cagate. Cioè, mi può venire anche il più grande psicologo dei cani. Dimmi le più grandi puttanate. Psicologo dei cani. Più grandi puttanate del mondo. Non mi interessa. Cane, lo chiami come cazzo lo vuoi chiamare. Tanto il cane risponderà alla voce, risponderà alla persona alla quale, nella quale vedrà se lo vedrà, il capobranco. Poi c'è quel cane che è stato educato male, se ne sbatterà i coglioni, sarà la figura di riferimento per se stesso. E non risponderà a niente a nessuno. Pstaftrunt, esatto. Aldo è bello. Aldo! Si è girato. Ma la razza importa davvero? Beh sì, se vuoi prenderti un carlino e ti danno un dalmata, qualcosa è cambiato. Comunque, in sostanza, bestiacce, questo è... Allora, facciamo una bella roba. Io... Vabbè, abbiamo conosciuto Wootan, a me fa piacere che vi piaccia. Se non vi piace, siete senza cuore. Ci sta. Magari siete quelle persone a cui piacciono i gatti. Ci vediamo domani alle 21.30. Fate i bravi e fate i buoni. Noi, niente, domani c'è... Cosa c'è domani, Andrea? Non mi ricordo più. Scopritelo se volete andando su Discord. E andate su Discord se volete per vedere, per ascoltare il podcast dedicato di Bubolo e Claudio, i nostri amici. Fate i bravi, fate i buoni. Spero vi siate divertiti anche con quest'altra Horror Night. Mi spiace, grazie. Grazie di cuore. Sappiate che il vostro sostegno non è ora solo per me, ma è anche per il cane. Beh, però è vero. State dando a mangiare a me e al cane. Quindi grazie. Andrea non mangia. Io ho provato, ma non mangia un cazzo.
Buonanotte, bestiacce, grazie di cuore, grazie per tutto, grazie per la compagnia che mi fate ogni sera, che ci fate ogni sera, grazie bestiacce, a domani.